Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, il grande Aldo Biscardi diceva questa sera puntata speciale. Noi che andiamo in onda di mattina dobbiamo dire questa mattina puntata speciale. E ha sintetizzato bene lo stato delle cose ieri sera in un tweet Lorenzo Bertolazzi, dicendo Lazio e Lombardia avanti il centrodestra. A Sanremo favoritissimo il centro-sinistra. E sì, perché il centro della giornata sarà proprio sui giornali di oggi rappresentato dalla celebrazione quasi unanime, per fortuna c'è anche un quasi, del blitz sanremese del ticket Mattarella-Benigni-Benigni-Mattarella. E sì, perché con l'officiante Amadeus e un Gianni Morandi in versione Goffredo Mameli, il presidente Mattarella è stato presentato come Garibaldi. Benigni ha fatto quella che è stata chiamata una lezione sulla Costituzione. Era evidente il messaggio subliminale antiriforme, curiose anche, diciamo, le oscillazioni di Benigni, che era passato dalla Costituzione più bella del mondo intoccabile, poi sì alla riforma costituzionale quando voleva farlo Renzi, adesso di nuovo il messaggio di ieri era guai, insomma, a toccare questa Costituzione che è un capolavoro, che ci ha dato la libertà, eccetera, eccetera, più inquadrature da TV nordcoreana per il presidente Mattarella ogni 20 secondi, un sorriso, una benedizione, un atto paterno, lui che ferma l'ovazione del pubblico. Si sono per l'occasione trasferiti a Sanremo anche i corazzieri, Marzio Breda, Ugo Magri, con insomma, senza risparmio, la pedagogia costituzionale, insomma, tutto quello che immaginate. Se cercate un paio di antidoti, noi ve ne suggeriamo due. Sulla verità, oltre al commento di Marcello Veneziani che dice è diventata una specie di festa nazionale, il retroscena di Giorgio Gandola che parla spiritosamente della trattativa Quirinale Ariston. E a gestire questa trattativa sono stati soggetti che hanno totalmente scavalcato i vertici della RAI e l'attuale CDA RAI, e cioè l'onnipotente manager Presta per un verso e Giovanni Grasso, l'uomo della comunicazione del Quirinale. Lo ricordate i tweet sugli scatoloni? Vi ricordate tutta la questione dell'appartamento preso in affitto dal Presidente della Repubblica? Vi ricordate le ospitate di Grasso da Fabio Fazio per promuovere i suoi libri? Lucianina, c'è qui Giovanni Grasso. La cosa è stata organizzata così. E l'altro, diciamo, antidoto, l'altro contravveleno che vi consigliamo vivamente è un pezzo spettacolare di Federico Punzi su Atlantico, quindi vi facciamo una segnalazione online in questo caso, con Punzi che dice: ma dov'era Benigni quando veniva calpestata la Costituzione nel biennio o nel triennio Covid? Perché ora ci parla la libertà, eccetera, eccetera, ma non risultano sue dichiarazioni in quella fase. Va bene, quindi avete capito che Sanremo sarà magna pars, ma un'altra pars, magna pure lei, sarà rappresentata dal tentativo di character assassination avviato ieri sulla stampa. Era fin troppo facile prevederlo, ieri ve l'abbiamo raccontato ampiamente nella seconda metà della rassegna stampa, contro il sottosegretario Fazzolari, che Massimo Giannini e i suoi cercano di presentare come una specie di ispettore Callaghan che spara di qua e di là. Peraltro l'ispettore Callaghan a molti di noi era assai simpatico. Il problema è che però Fazzolari ha radicalmente smentito ieri mattina intorno alle 9, ma quella smentita non solo non ha fermato il circo social al quale già avevano dato fuoco Carlo Calenda, Filippo Sensi, tutti gli indignati più o meno professionali e a scatto. Ma non ha fermato la stampa stessa, che oggi rifà altri due paginoni con Giannini che risponde in modo fiammeggiante, un profilo cupo e minaccioso di Fazzolari stesso. Repubblica fa in fotocopia la medesima operazione. Peraltro, noi ci domandiamo veramente, ma lungi da noi, appunto,
porre nemmeno domande alla famiglia Elkann in materia di editoria. Ma a cosa servono due giornali ormai schiacciati sulla linea del manifesto che sparano a palle incatenate contro un partito, il partito di governo che continua a crescere nei sondaggi oltre il 30%? No, francamente non si può, ci mancherebbe altro, fare operazioni critiche, eccetera, ma sarebbe interesse anche di una stampa critica fare delle operazioni articolate, avvedute, avere il passo del mezzo fondo nella critica. E invece no, cioè, c'è questo clima per cui ogni giorno l'orologio dell'Apocalisse annuncia la fine del mondo nel giro di un quarto d'ora, poi però la fine del mondo non arriva. Va bene, c'è anche la vicenda Cospito, peraltro immancabile l'inchiesta della Procura di Roma sulla fuga di notizie, sentiti anche i rappresentanti del DAP e dei GOM. C'è naturalmente il day after del day after del terremoto tra Turchia e Siria, il computo delle vittime che cresce in modo purtroppo in progressione geometrica. E c'è la campagna elettorale, perché insomma, scherzando e ridendo, siamo arrivati al mercoledì, siamo a 3 giorni dalla fine della campagna elettorale. Riflettono sullo stato delle cose Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che cerca di ragionare sull'atteggiamento più riflessivo, più moderato, lo definisce la Palmerini di Salvini. Massimo Franco, che ragiona su opposizioni divise che non impensieriscono la maggioranza, e Stefano Folli, che fa, a mio avviso, l'osservazione più acuta, dicendo: guardate che alla fine, poi piaccia o non piaccia, la superlite di questa ultima settimana sulla vicenda Cospito-Donzelli sta giovando per un verso a Fratelli d'Italia nei sondaggi, per altro verso è un po' un rinforzino, un brodino anche per il Partito Democratico dal punto di vista elettorale. I giornali naturalmente non fanno in tempo, per evidenti ragioni di orario, a commentare il discorso sullo Stato dell'Unione che Joe Biden ha pronunciato. Noi suppliremo questa sera alle 19, commentandolo con Stefano Graziosi. Vi anticipiamo che Biden ha fatto un discorso, diciamo così, ve lo spiega bene, diciamo, un'analisi del Wall Street Journal. Ha cercato di vendere agli americani il suo piano economico, ha cercato di dire che con la Cina, insomma, la minaccia verrà tenuta sotto controllo, ha rivendicato la linea sinora seguita sull'Ucraina, ha anche fatto tutto un passaggio contro le armi d'assalto. E qui preparatevi, perché domani Massimo Giannini vi spiegherà che Biden ha fatto il discorso sullo Stato dell'Unione contro Fazzolari. Scherziamo, scherziamo, per carità, non vorremmo dare suggerimenti, poi se no domani sulla stampa trovate 2 pagine, Biden contro Fazzolari. Non vorremmo dare idee. Qui quando si danno idee poi finisce che qualcuno le... Scherzando sui social ci siamo inventati questa cosa dell'agenzia Quasi Vero, che dà ovviamente notizie farlocche, però a volte la Quasi Vero è largamente scavalcata dai cosiddetti media professionali e credibili. Va bene, la stiamo facendo troppo lunga, allora incamminiamoci, andiamo a vedere come sono fatte le aperture dei quotidiani di questa mattina. Partiamo dalla verità. Ci mancava solo Mattarella a Sanremo, più che un festival, una sindrome soffocante. Il presidente sostituisce la presenza fisica di Zelensky e insieme con il giullare ufficiale Benigni chiude il cerchio, un teatrino per canzonette trasformato a colpi di gran cassa nell'unica festività civile italiana. Prima o poi lo metteranno in Costituzione, poi Sommarione. Ma la trattativa Ariston-Quirinale fa infuriare il CDA della RAI. Nessuno ci ha avvisati. La prende, diciamo, più salomonicamente Libero. La Sfinge sorrise è il titolo dell'editoriale di Sallusti, ed è facile immaginare chi sia la Sfinge. Uno potrebbe dire Morandi, no, forse il signore con i capelli bianchi, diciamo, sul palco reale, Mattarella. E il titolo è proprio questo: Mattarella a Sanremo, l'Italia se desta pop. Diciamo, Sallusti sembra svelenire da destra, dicendo: va bene, ma alla fine poi hanno cantato Fratelli d'Italia, il governo non ha fatto resistenze rispetto a questa situazione. Il Fatto Quotidiano invece si ricorda che siamo in campagna elettorale e cerca di dire il fatto che la destra è divisa. Allora, nella ormai consueta infantilizzazione della prima del fatto, c'è la Meloni da un lato del ring in guantoni e dall'altra parte Salvini in guantoni pure lui. Meloni, Salvini e Berlusconi litigano già su tutto. Salvini, Zelensky al festival, lettera fuori luogo, Fazzolari vuole armi a scuola, la Lega lo scarica.
Scudo penale Ilva, Fratelli d'Italia e Lega spaccati sui paletti. Serie A, Lega e Malan contro Lotito, si fa i cazzi suoi. Vabbè, sembra francamente una copertina del male, chi ha una certa età sa di che parliamo, però invece è la prima del fatto. Va bene, il giornale fa un titolo spiritoso, vedete voi se leggere all'italiana o alla francese, Casinò di Sanremo o Casino di Sanremo, noi propenderemmo in questo caso per la lettura italiana, Casino di Sanremo. Mattarella ospite a Sanremo diventa un caso, consiglieri Rai tenuti all'oscuro, dopo Zelensky un altro pasticcio. E poi andiamo a vedere il Corriere della Sera, le voci da sotto le macerie, qui si parla del terremoto, mentre Sanremo compare nella fotonotizia di un Benigni a mani aperte papale alla Bergoglio e Sanremo celebra la Costituzione con Mattarella. E poi i due quotidiani del gruppo Gedi, più scatenati, ah, La Stampa, allora, qui c'è il solito Benigni benedicente sotto il sobrio titolo Inno alla Libertà, Inno alla Libertà. Poi, piazzata dentro Benigni, Donatella Stasio, che è stata, come sapete, fino a qualche tempo fa, addetta stampa della Corte Costituzionale, e titola Il coraggio di stare con la Costituzione. A onor del vero, qui l'operazione è un po' farlocca, perché messa così il lettore può dire è un pezzo sullo speech di Benigni a Sanremo. In realtà è un gran minestrone, Peppino De Filippo avrebbe detto, signora, più ci mette, più ci trova. Una gran minestra dove c'è un po' di Ungheria, un po' di Netanyahu in Israele, un po' di destra pericolosa, tutto quanto. Ma tutta la parte sinistra della prima è la manganellata a Fazzolari. Tiro a segno a scuola, Fazzolari adesso nega. E come adesso nega? Ha smentito, dice, adesso nega. Alleati insofferenti, ne fanno una al giorno. E poi Ilario Lombardo, le contraddizioni del vice Meloni, così. La Stampa, ormai non si riesce a fare questa rassegna senza ridere, voi ce lo perdonate, noi cerchiamo a questo, già uno si alza la mattina presto e noi cerchiamo di essere entertaining, così ci capiscono anche i competenti in ascolto, però veramente si fatica a leggere le prime pagine rimanendo seri. No, invece si torna seri purtroppo andando su Repubblica, perché il tema è quello del terremoto e degli effetti sempre più catastrofici, il tempo della rabbia, i ritardi nei soccorsi e le case costruite con materiali scadenti scatenano l'ira degli sfollati. Ma anche qui c'è ampio spazio su Sanremo, Benigni canta a Mattarella la Costituzione antifascista, ecco qui, diciamo, la prova del giorno sarà leggere senza ridere il commento di Stefano Cappellini, le parole che Meloni non sa pronunciare, vedi? Una lavata di capo a Meloni così a cazzo, ma diciamo Cappellini la fa. E poi di spalla Fazzolari, il teorico del tiro a segno e della tabula rasa, Francesco Merlo. Va bene, avete capito che oggi è un puntatone, ci prenderemo un po' di tempo in più, però insomma almeno vi mandiamo al lavoro, a scuola, dove dovete andare, un po' sorridenti o incazzati a seconda. Va bene, le segnalazioni iniziali dalla Verità. Ah, peraltro ricordo che oggi è mercoledì, quindi in edicola trovate sia la Verità sia Panorama. Allora, Giacomo Amadori traccia un profilo di Cospito e racconta anche, diciamo, una specie di due tempi della sua detenzione. Fino al 2015 un detenuto tranquillo, dopo il 2015 invece un atteggiamento più bellicoso e anche, diciamo, un atteggiamento da leader. Cosa avrebbe determinato questo? In buona misura anche le frequentazioni in cella, e a un certo punto c'è anche un passaggio, un augurio di morte a Salvini quando si era preso il Covid. Amadori ricostruisce la parabola, diciamo, cronologica ed emotiva di Cospito in questi anni. Giorgio Gandola sull'affaire Fazzolari vi spiega bene tutto quello che è successo oggi. Poi un'ampia sezione europea che prepara il Consiglio europeo. Eh sì, perché scherzando e ridendo, giovedì e venerdì ci sarà questo importante vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell'UE. Amendolara sul fatto che una serie di paesi, gli stati baltici, ma pure la Danimarca, ma pure la Slovacchia, ma pure sul piano mediterraneo Grecia e Malta, abbiano firmato una lettera in cui dicono guardate, l'attuale meccanismo sul diritto d'asilo non va bene.
Belpietro preoccupato sulle prospettive della guerra, nel suo editoriale, Camilla Conti su un'analisi di Banca Italia che riconosce, diciamo, a babbo morto come la chiusura delle scuole non abbia sortito effetti e meno che mai siano risultati protetti gli anziani e le persone fragili. Borgonovo e Laloi, nella sezione sempre Covid, fanno riferimento a un paper molto particolare del 2013 che evocava future pandemie, quindi si era, diciamo, lontanissimi dal Covid che sarebbe esploso 6-7 anni dopo. Quel tipo di pandemia era in mente dei, però qualcuno preparava lo scenario a nascondere gli effetti avversi, a usare politicamente la paura, e c'è anche un ruolo di Ricciardi e Lopalco. Il pezzo di Borgonovo e della Loi, noi non vi leggiamo più di tanto, anche per incuriosire, questa rassegna serve anche come esplicito invito all'acquisto della verità, quindi vi incuriosiamo, è un pezzo da leggere. Come da leggere Claudio Antonelli che, con ragionamenti suoi e anche citando una, a mio avviso, ottima presa di posizione del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, dice: ma guardate che poi tutta quella follia delle case green europee, della direttiva europea che imporrà una serie di obblighi, per paradosso toglierà risorse e attenzione dalla messa in sicurezza antisismica degli edifici, quindi paradosso ulteriore. Giuseppe Liturri, su tutto quello che non ha funzionato nei cambi di norme, governo Draghi soprattutto, rispetto al 110%, alla cessione del credito e il tipo di bomba che si sta determinando per molte imprese. Chi vi parla ancora sulla preparazione del Consiglio europeo e con una clamorosa spaccatura, quando il gioco si fa duro, l'UE si fa molle, questo è un grande classico. C'è chi guarda Occidente, c'è chi guarda Oriente. Ieri Orban ha sparato a palle incatenate contro le sanzioni, di fatto predisponendo una specie di contraerea rispetto all'ipotesi che Zelensky possa partecipare al Consiglio europeo. E poi, sezione sanremese, imperdibile, Marcello Veneziani sul festival trasformato ormai in cerimonia nazionale e Giorgio Gandola su quella che chiama, con espressione assai efficace, la trattativa Stato Festival in mano a Lucio Presta e Giovanni Grasso. Ah, vedete qui, verità assolutamente da guardare. Volete vedere come gli altri raccontano Sanremo? Ah, preparatevi perché mettetevi pure voi il cappello da corazziere, perché diciamo il clima è questo. Allora, chi non si risparmia è la stampa, abbiamo visto la prima, Benigni, Inno alla Libertà. Allora, alle pagine 10 e 11, Mattarella Sanremo se desta, apparato fotografico con il selfie della Ferragni con Mattarella, Amadeus, la figlia di Mattarella, Morandi. Conversazione a tre, Mattarella, Benigni, Lucio Presta. Per capirci, Presta è al centro, così capite chi guida le cose. E poi Mattarella benedicente dal palco, insomma, alza le mani in modo così pontificale. Questo è l'apparato fotografico. Poi testo sbobinato di Roberto Benigni, quindi come se fosse, diciamo, che ne so, l'allocuzione, ecco, come se fosse il discorso di Bruges della Thatcher 88. No, qui si mette il discorso di Sanremo di Benigni sbobinato. E poi tenetevi forte Ugo Magri, che è persona peraltro di grande qualità e anche spiritosa, però insomma, è entrato nella parte di quello che deve sfidare il primato di Marzio Breda e oggi se la giocano sul filo di lana. Mattarella ha rotto un tabù, si è recato a Sanremo dove finora nessun capo dello Stato aveva mai messo piede. Il suo arrivo con la figlia Laura è stato accolto da applausi che sarebbero forse durati più a lungo se il presidente non avesse invitato il pubblico con chiari gesti a restare nei limiti. La standing ovation fa il paio con quella alla Scala di Milano 2 mesi fa. Allora Mattarella volle onorare la lirica nella sua espressione più nobile. Stavolta ha consacrato l'Ariston come tempio della canzone nazional popolare, spesso bistrattata quale sottoprodotto musicale del genio italico che tuttavia resta la colonna sonora della Repubblica. E poi la conclusione. Sarà un caso, ma nelle ultime settimane Mattarella ha moltiplicato i suoi interventi di pedagogia costituzionale. Ha ricordato nei suoi discorsi che arte e scienza, articoli 9 e 33, devono essere libere, che
che le discriminazioni di razza non sono consentite, articolo 3, che la libertà di stampa è pienamente garantita, articolo 21. La sua presenza a Sanremo ha inteso rimarcare più forte davanti a milioni di telespettatori il valore della carta quanto sia ancora viva e attuale. Dunque, tutt'altro che obsoleta o da riscrivere, magari nella chiave presidenzialista gradita ai nuovi padroni d'Italia. Magri, tu cuoque Magri, ma veramente, ma Magri. Allora, noi ve l'avevamo detto da prima che c'era il messaggio subliminale antiriforme, ma la chiusura qui, altro che subliminale, è dunque una carta tutt'altro che obsoleta o da riscrivere, magari nella chiave presidenzialista gradita ai nuovi padroni d'Italia. Va bene, avete capito che... Avete capito che l'aria è pesante, si meritano una punizione. Su questo ieri c'è stato un altro tweet meraviglioso, come quello che citavo prima di Lorenzo Bertolazzi, ce n'è stato un altro di David Casagrande che ha detto però Mattarella si è beccato la lagna di Boris Godunov a Milano e poi 3 ore di Sanremo ieri sera. Ha avuto la sua, diciamo, ha avuto la sua retribuzione. Ecco, mettiamola in questi termini. Va bene, così la stampa, che avete capito, tanto sobria non è stata. Ma non da meno Repubblica. Allora andiamo a vedere come la mette Repubblica. In prima la foto Mattarella e sua figlia Laura, Benigni, benedicente, pagine 8 e 9. Lezione di antifascismo, Benigni illumina Sanremo e Mattarella canta l'inno. E anche questa è una notizia, cioè mancherebbe solo che già partiva l'inno nazionale e Mattarella se fosse messa a fumare la sigaretta. No, Mattarella ha, come gli altri, cantato l'inno. E poi il tributo alla Costituzione dietro il sì del presidente all'invito al festival. E poi preparatevi, ecco, e sto preparati, arriva Cappellini, a passo di carica. La verità sul ventennio taciuta dalla Premier, ci voleva il festival di Sanremo e Sergio Mattarella su una tribuna del Teatro Ariston e Roberto Benigni sulla ribalta a parlare di Costituzione. Per ascoltare sul ventennio fascista le parole che Giorgia Meloni non ha pronunciato nel suo discorso di insediamento da Presidente del Consiglio. Parole che del resto da Meloni non sono mai uscite, neanche prima o dopo quel discorso, e che mai potrebbero uscire dalla bocca della seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che non molto tempo fa, nel corso di un evento pubblico, si sentì definire fascista ed ebbe la prontezza di rispondere piano con i complimenti. Benigni ha preso l'articolo 21 della Costituzione, quello sulla libertà di manifestazione del pensiero, e lo ha messo in controluce della storia nazionale per spiegare come una libertà che troppo spesso diamo per scontata fosse una conquista strappata dopo anni di buio della ragione, di violenza di Stato, di squadracce che ti venivano a prendere a casa, a malmenare, a uccidere. Insomma, qui si ha la sensazione che però, diciamo, Cappellini non faccia riferimento agli anni 20 ma del secolo passato, ma faccia riferimento a quello che nel suo format mentale potrebbe accadere negli anni 20 di questo secolo. Il fascismo raccontato per quello che era, in prima serata, in apertura di festival, davanti a molti milioni di italiani, in piena era Meloni, con un governo e una maggioranza dove in tanti lo considerano spudoratamente l'album di famiglia, le radici che non gelano, per dirla con le parole della sottosegretaria Rauti, e si risentono se qualcuno lo nota. Ancora col fascismo sbuffano e sbraitano e ironizzano, come se custodire del fascismo un culto emotivo o una visione distorta e parziale sia meno grave, sarebbe meglio fosse, ma lui mette sia, meno grave di volerlo restaurare. E cioè, vabbè, insomma, così. Ci fermiamo qui perché non se ne può più. Cappellini arriva addirittura a contestare alla Meloni la commozione contro le leggi razziali. Anche quando Meloni si è sciolta in lacrime per le leggi razziali, mancava sempre un pezzo, come se quelle leggi si fossero prodotte per un imprevedibile incidente o per una deviazione da un percorso fin lì virtuoso e non fossero connaturate alla profonda essenza razzista e violenta e guerrafondaia e carognesca del fascismo. Vabbè. Dai, metti un altro aggettivo, Cappellini, ne hai messi solo 4 e fai vedere che abbondiamo. Capite bene che dopo Magri e Cappellini, Breda sul Corriere rischia di sfigurare. Il capo dello Stato onora la cultura pop, onorare la cultura alta, certo, e non a caso lo fa spesso presentandosi alle prime della scala, ma anche le forme di cultura più popolare, perché no? Sarebbe fuori contesto un Presidente della Repubblica che va al Festival di Sanremo, il più interclassista degli eventi, in cui l'Italia si riconosce e si riscopre unita dal 51?
Per una buona causa, ad esempio rilanciare con qualche flash la sua pedagogia costituzionale, si può fare. Ecco il ragionamento che ha spinto Mattarella ad accettare l'invito ad essere presente, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, però qui, a voi che siete ormai sgamatissimi nel decifrare la tracciabilità degli articoli, non sfugge che Breda usa lo stesso sostantivo pedagogia e lo stesso aggettivo istituzionale, la stessa espressione pedagogia istituzionale, usata sulla stampa da Ugo Magri, dall'altro corazziere. Allora, delle due l'una, o i due bravissimi e autorevolissimi giornalisti hanno avuto, diciamo, la telepatia, una trasmissione, diciamo, cosa scriviamo? Pedagogia istituzionale. O forse anche loro hanno avuto, diciamo, lo stesso tipo di fonte ieri. Grasso ha lavorato presto e ha lavorato anche Grasso. Ci siamo capiti. Va bene, come trade union si fa per dire tra Sanremo e Fazzolari, quindi tra il pestaggio da una parte e il pestaggio dall'altra, prendiamo un pestaggio di mezzo, che è quello che così, a cazzo, viene messo sulla stampa, scusate il francesismo che è venuto fuori, con il pezzo di Donatella Stasio, che mette in mezzo un po' di cose. Ma sì, ma mettici un po' di Israele, mettici un po' di Ungheria, fate tutto un pacco. La cultura costituzionale che ci manca per resistere alla regressione democratica. Un film già visto in Ungheria e in Polonia si ripete ora in Israele. Proprio in queste settimane assistiamo al tentativo del nuovo governo israeliano di Bibi Netanyahu di smantellare la Corte Suprema. Un film già visto in Ungheria e in Polonia, anche in... I Fratelli d'Italia, anche con il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, quello che ha passato a Donzelli le carte del DAP sulle battute tra cospite e mafiosi, propongono di riformare l'articolo 27 della Costituzione perché la funzione rieducativa della pena ostacolerebbe la sicurezza collettiva. Sarebbe addirittura un valore tiranno rispetto alla prevenzione, ha sentenziato Del Mastro, che tra l'altro fu il primo all'epoca della mattanza dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a solidarizzare con i poliziotti. Il processo è in corso, quindi tra un po' si arriverà alle responsabilità di Del Mastro quando in quarta elementare sottrasse con violenza la merenda a un compagno. Ma anche qui non vorremmo dare suggerimenti, se no i grandi inchiestisti si scateneranno. Però insomma, capite, l'atmosfera sui giornali è questa, veramente verrebbe a dire ma datevi una calmata, prendetevi una camomilla, e invece no, dobbiamo ancora affrontare la vicenda Fazzolari, su cui si scatenano Stampa e Repubblica. La Stampa è il giornale che ieri ha tirato il sasso. Fazzolari dice no, guardate, non è così, manda una letterina alla Stampa che viene pubblicata, fa anche un'intervista al Libero per dire guardate, non è così, io parlavo col consigliere militare della Meloni Federici di una serie di altre cose, ma la scuola non c'entra. Sul giornale viene sentito anche un ex ministro di tutt'altra opinione politica, Giuseppe Fioroni, che dice pure io fui crocifisso per aver evocato una disciplina peraltro olimpica. Ma tutto questo non vale a placare la Stampa, che organizza tre pagine dopo la prima, la 2, la 3 e la 4, per pestare proprio in modo plateale Fazzolari. Bufera sulla proposta del tirassegna a scuola, il sottosegretario prova a smentire, e vediamo come replica Massimo Giannini, pure lui in punta di randello, con temerario sprezzo del ridicolo. Il sottosegretario Fazzolari spara letteralmente la palla in tribuna per smentire ciò che non è smentibile, cioè la sua idea di portare nelle scuole corsi di tiro a segno con le armi. L'articolo del nostro Ilario Lombardo, che confermiamo parola per parola, è inattaccabile e di fonte sicura al 100%. Viceversa, la illogicità della virgolette smentita del sottosegretario è nelle cose. Cita le forze armate che si esercitano da sempre nei poligoni e poi l'alpinismo e il paracadutismo che con carabine e pistole non c'entrano nulla. Quella che c'entra con ogni evidenza è invece la nota e antica passione di Fazzolari per le armi, così forte da volerla insegnare anche agli studenti in classe. Tra le pedagogiche umiliazioni auspicate dal ministro dell'istruzione e le salvifiche lezioni sul Dante di destra volute dal ministro della cultura. Vabbè, così, mettiamo un po' di cose a cazzo, vabbè. Una botta a San Giuliano, un calcio a Valditara e si prosegue. Poi,
Lombardo, autore del pezzo di ieri, fa una specie di fact-checking, ma se la canta e se la suona, cioè è sempre lui che dice: guarda che, guarda com'era figo il mio articolo, oggi guarda, il mio articolo era proprio eccezionale. E fa Lombardo, veramente qui ci vuole con temerario sprezzo del ridicolo, altro che tutte le contraddizioni nella versione del sottosegretario. E poi retroscena politico di Olivo per dire che, signora mia, anche gli alleati della Meloni non ne possono più, ma questi, i Fratelli d'Italia, ne fanno uno al giorno. Così la stampa, a cui evidentemente ancora non bastavano le pagine 2 e 3, quindi si aggiunge anche, come rinforzino, avrebbe detto Tognazzi, amici miei, la pagina 4, l'uomo che ama le armi. E qui si vedono delle persone che sparano a un poligono di tiro e accanto fazzolari. Il sottosegretario di Fratelli d'Italia è un appassionato di tiro sportivo, festeggiò la liberalizzazione delle pistole semiautomatiche, vabbè, e domenica è atteso al convegno di Assoarmieri a Verona. Quindi voi capite che qui siamo in una specie di connection di fazzolari pronto a direi i cronisti sulle mani. Vabbè, questo è il modo in cui la stampa racconta le cose. E va bene che appartengono allo stesso gruppo editoriale, ma che Repubblica si accodi in questo modo, insomma, spiace per Maurizio Molinari, che abbiamo stimato per tante cose, e che è giornalista di levatura di altra categoria rispetto a Giannini, però se si accoda così, brutte brutte le 2 pagine di Repubblica, la 10 e la 11. Fratelli d'Italia, tiro a segno nelle scuole, Fazzolari nega, ma è bufera. Questo l'articolo. Poi commento di Niccolò Campriani: troppa superficialità nel parlare di armi, cioè viene arruolato pure un campione olimpico, dice, ma cerca, cerca, cerchiamo un campione olimpico per sparare addosso a Fazzolari. L'hanno trovato. E poi Francesco Merlo, ecco, nelle situazioni in cui serve un pestaggio, arriva. Francesco Merlo ha un record personale, cioè è riuscito a fare articoli sgradevolissimi sulle malattie di Berlusconi. È riuscito a fare articoli chiamando in causa padri, peraltro persone non pubbliche di politici che a Merlo non piacevano, diciamo, ne sappiamo qualcosa. E oggi così questo attacco scombiccherato a Fazzolari, la missione tabula rasa di Giovanni, legge e spara, per Meloni è il genio, ha in mano il dossier nomine, la sua grande passione per le armi. Quindi, diciamo, ci avrà in una mano l'elenco delle nomine e nell'altra la pistola per sparare a quelli che non verranno nominati. Cioè, a noi sembra veramente, ma perché? Se uno vuole fare opposizione a Fratelli d'Italia, c'ha 50.000 motivi, ma perché questi? Io non riesco a darmi pace. Andiamo a vedere questo passaggio. Anche le armi che Fazzolari vorrebbe introdurre nelle scuole raccontano l'ossessione del perseguitato. Le armi come sfogo nel poligono che è rifugio e seconda casa. Lì è adorato come un eroe e lì si rilassa più che a Fregene dove abita. È la pulsione boom boom del vittimismo aggressivo di Giorgia, brividi, paure, umori, miti. Cioè, più spara cazzate così Merlo e più la Meloni cresce nei sondaggi, però insisto, loro perdono copie, la Meloni guadagna punti nei sondaggi, però avanti così. Va bene, questo avrebbe detto il loro amico Nanni Moretti, facciamoci, si facciano del male, si fanno del male da soli. Va bene, siamo vicini alla conclusione della rassegna, però abbiamo ancora un po' di cose da vedere, perché, scherzando e ridendo, siamo vicini alla chiusura della campagna elettorale. Il giornale fa un'operazione, diciamo, un po' difensiva sul lato destro, dicendo: non è vero che ci sono le divisioni, e questo è il senso dell'editoriale, anche ben argomentato per i sostenitori di quella tesi di uno dei vice direttori del giornale, Francesco Maria Del Vigo, che dice: ma l'opposizione non ha argomenti, quando è a corto di argomenti usa questo tipo diciamo, di palla in tribuna. Zurlo dà conto della manifestazione di ieri a Milano pro Fontana, dove c'erano Meloni, Salvini e Berlusconi. Il titolo prevedibilmente per il giornale è su Berlusconi: Berlusconi carica, vogliono dividerci, ma siamo uniti. Ci sono poi, su altri 3 giornali significativi, 3 diversi commenti politici. Lina Palmerini si interroga sull'esistenza
sull'atteggiamento, diciamo, più moderato nella comunicazione, così lo descrive Lina Palmerini, di Matteo Salvini. Non solo per, ecco, questa ieri ci è parsa una sgrammaticatura, il calcetto a Fazzolari, che non era necessario, ma una serie di altre dichiarazioni di Salvini, e dice la Palmerini, poiché la Meloni è in grandissima crescita e Salvini percepisce dall'altro lato un'insidia da parte del Terzo Polo, la candidatura Moratti, dice la Palmerini, Salvini cerca con la comunicazione di rivolgersi a un'altra fetta di elettori. Vedremo, posto che la riflessione della Palmerini sia saggia e noi non ne siamo sicuri, ma vedremo se la cosa avrà un qualche effetto. Massimo Franco è invece oggi più scettico sui destini dell'opposizione, che essendo divisa non riesce a sfidare credibilmente la maggioranza, ma la riflessione, ve lo anticipavamo nel sommario, secondo noi più acuta la fa sia per chi, diciamo, guarda con simpatia alla maggioranza, sia per chi guarda con simpatia all'opposizione, la fa Stefano Folli, che guarda i sondaggi e vede Fratelli d'Italia in crescita, sopra il 30%. Anche se cita Folli una supermedia U-Trend che dava 29, adesso l'ultimo sondaggio è invece 30,6, mi pare, quindi insomma dice c'è perfino un giovamento rispetto a un certo tipo di elettorato law and order delle polemiche di questi giorni sulla vicenda Cospito, e c'è anche un elemento di risalita del PD a cui un pochino la polarizzazione contro Fratelli d'Italia può avere giovato. Conclusione. La destra ha raccolto il consenso del suo pubblico, la sinistra è forse tornata a parlare al suo. Ciò non significa, restando sul lato sinistro, che sia in atto una rimonta. Il centro-sinistra rimane spaccato e molto lontano dal rappresentare un'alternativa a questo governo. Non solo. I 5 Stelle si confermano saldamente al di sopra del PD, il che rappresenta un problema nel problema. Tuttavia, la tentazione di Fratelli d'Italia di radicalizzare lo scontro, da un lato corrobora la premia del suo partito, sia pure al prezzo di appannare il profilo istituzionale del governo, dall'altro ottiene lo stesso effetto nel campo del centrosinistra, spinto anch'esso ad alzare i toni. Peraltro, un paese spaccato su temi di grande rilievo, addirittura terrorismo e mafia, non promette nulla di nuovo, conclude Stefano Folli. Due segnalazioni conclusive. Allora, è sempre da leggere la rubrica del professor Curini su Italia Oggi, che sottolinea una serie di ricerche sociali su come proprio la dimensione sociale e relazionale sia parte essenziale della felicità delle persone. Sì, certo, l'elemento economico, il tenore di vita, mancherebbe, Curini è un liberale, un liberista e comprende bene la rilevanza del fattore economico, ma ci dice, insomma, l'uomo è anche animale sociale, quindi anche la ricchezza della nostra vita di relazioni è importante. E perché Curini fa questo passaggio? Per ricordare quanto il lockdown e le restrizioni eccessive abbiano pesato in negativo. Da leggere assolutamente, pagina 2 di Italia Oggi. Come pure è da leggere Roberto Fabbri sul giornale, segnalazione su tutt'altro tema, su una figura che a noi pare inquietante, ve lo diciamo da tempo, poi rispettiamo chi ha opinioni diverse, eccetera, ma insomma, metteremmo in guardia dal prenderlo come riferimento e di valori e politici. È stato pure un agente del KGB. Parliamo del patriarca Kirill e Roberto Fabbri fa un'operazione interessante sullo stile di vita e sul tenore di Kirill, che è stato una quarantina di volte in Svizzera, c'ha anche uno chalet in Svizzera, c'ha un patrimonio stimato oltre i 4 miliardi di dollari, insomma, si fa un approfondimento interessante, diciamo, i valori proclamati e i valori concreti del patriarca. Va bene, la finiamo qui. Ci ritroviamo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi. Speriamo di avervi offerto un servizio, diciamo, contromano rispetto a quello che sentirete. Stamattina, se sentirete altre rassegne, sarà tutta una cosa lirica. Ah, Sanremo, ah, Benigni, ah, Mattarella, ah, Fazzolari, com'è cattivo. Ecco qui, abbiamo fatto una cosa diversa. Speriamo vi sia utile e poi voi confronterete questo e quello e vi farete la vostra opinione, che è la cosa più importante da un punto di vista liberale. Allora, buona giornata, non dimenticate, se vorrete, di passare in edicola a prendere La Verità e Panorama.